Beressi, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua in questo video per andare un po' in oggi per quanto riguarda il calciomercato. Nello specifico in questo video parliamo di quello internazionale e partirei da una notizia in casa Benfica, una notizia un po' particolare, perché il presidente del Benfica, Luis Felipe Vieira, è stato arrestato per, si dice, frode fiscale, riciclaggio e sospetta truffa. Non voglio entrare in questi argomenti perché penso che su YouTube non si possa neanche dire, comunque, beh, argomenti un po' così, però il discorso è che in questo momento è stato arrestato, quindi diciamo che non girano sicuramente buone acque in casa Benfica, e vedremo un po' poi quale sarà il futuro. Comunque, notizia abbastanza così particolare, però questa è. A questo punto direi che possiamo subito continuare per parlare un po' invece di notizie un pochino migliori, se vogliamo, poi dipende dai punti di vista, però comunque le reputo migliori, perché si parla di Marsiglia, ennesimo colpo di livello per comunque la rosa, visto che sono arrivati i vari Under, i vari Balerdi, non mi viene il nome, comunque per il reparto difensivo, tantissimi profili interessanti. Sta per arrivare Paulo Lopez, Lirola potrebbe tornare, arriva Guendouzi per i reparti centrocampo, ennesimo colpo di alto livello. Stiamo parlando di un centrocampista classe 99 che arriva con una formula quasi ridicola. Quasi ridicolo, arriva dall'Arsenal, squadra in cui è militato negli ultimi anni, ma è un rinforzo importante per le cifre, così come un Der, ragazzi. Cioè, il Marsiglia sta facendo dei colpi di giocatori che sono comunque incostanti, perché anche Guendouzi ha avuto i suoi periodi di altissimo livello, ma anche di magra. Il discorso sono le cifre veramente bassissime. Il prestito con cui il Marsiglia lo comunque prende dall'Arsenal è un prestito ridicolo. Oneroso a 1 milione di euro, subito cash, non lo so se cash, ma comunque subito, e 11 milioni di riscatto, diritto di riscatto, quindi prestito oneroso a 1 milione e diritto di riscatto a 11, che è comunque molto basso, perché Guendouzi fino all'anno scorso, mi ricordo che comunque l'Arsenal chiedeva 40 milioni di euro ed è arrivata a prenderne massimo 12, quindi capite che sono cifre ridicole. Cioè, alla fine spende, se dovesse eventualmente comunque riscattare l'anno prossimo, 20 milioni per comunque giocatori come Under e Guendouzi, che possono fare molto bene, entrambi giovani, entrambi che possono crescere. Nello specifico Guendouzi comunque è un buon centrocampista, ripeto, ha avuto i suoi periodi di magra, non è un giocatore comunque fenomenale, ma a quelle cifre, ditemi uno migliore a quelle cifre. Cioè, uno migliore a quelle cifre lo prendi come scommessa da categorie inferiori o da squadre inferiori di rango comunque inferiore rispetto a Marsiglia, mentre Marsiglia è andato a prenderlo da una squadra di rango superiore ed è un centrocampista che alla fine ci sta assolutamente. Quindi capite che lo reputo veramente un ottimo rinforzo di calciomercato per un Marsiglia che mi sta piacendo tantissimo ed è forse quella comunque a livello internazionale che sta facendo il mercato migliore, e ripeto, anche e soprattutto a livello di cifre, perché sono veramente cifre ridicole, veramente cifre comunque ridicole. Comunque, detto questo, andando avanti, parliamo un po' di un ritorno in casa Villarreal, un riscatto in realtà, perché è ufficiale, Morlanes al Villarreal. Stiamo parlando comunque di un centrocampista classe 99 che comunque Villarreal ha girato in prestito all'Almeria in Liga 2, prestito con diritto di riscatto, ma per farvi capire meglio, così come Falcone al Cosenza, il Villarreal aveva un controriscatto. Questo controriscatto viene esercitato, quindi l'Almeria lo riscatta, però il Villarreal lo controriscatta e così lo riporta alla base. Centrocampista che ha fatto una buona stagione con la maglia dell'Almeria e quindi potrebbe risultare utile in prospettiva, ma anche eventualmente nel presente, per un Villarreal, magari come riserva, magari viene ancora girato in prestito, sicuramente non lo perde. Ecco, questo è un po' il discorso. E quindi alla fine è una sorta di ritorno in casa Villarreal. Continuando, noi che possiamo parlare comunque di Liverpool, perché è ufficiale un altro contratto professionistico. Abbiamo parlato di sempre di 2004, perché stiamo parlando comunque, adesso ve lo dico così poi vi faccio capire. Cannonier è un nuovo giocatore del Liverpool, possiamo dire, firma il primo contratto professionistico. È un attaccante classe 2004, così come Chambers, che era un 2004, e ne abbiamo parlato comunque qualche giorno fa. Lui però era un difensore, ma sono comunque due contratti importanti per giocatori molto molto giovani, che comunque si possono affacciare quindi al mondo dei professionisti con una squadra come il Liverpool. Quindi capite che sicuramente non farà comunque parte magari della prima squadra, magari verrà girato, che ne so, in Serie C,
in championship per fare per farsi le ossa, però comunque è sicuramente un'operazione e un contratto comunque importante per la crescita comunque del giovane, che in questo caso, ripeto, è cannoniere. A questo punto direi che possiamo continuare e parlare un po' di Liga, perché è ufficiale Maffeo al Mallorca, colpo sicuramente interessante, sembrando di un terzino classe 97 che quest'anno, in questi ultimi anni comunque è sempre stato in Liga. In realtà lui è di proprietà dello Stoccarda, squadra con cui comunque fece discretamente, poi decise comunque lo Stoccarda negli ultimi anni, negli scorsi anni, di cederlo in prestito. Lo ha fatto comunque prima al Girona e poi all'Huesca, squadre, ripeto, spagnole, anche perché lui è spagnolo, l'anno scorso all'Huesca, quest'anno invece al neopromosso Mallorca, che ritorna comunque prepotente in Liga con la volontà e la voglia di rimanerci, ed è sicuramente un rinforzo di buon livello per una squadra di medio-basso livello comunque della Liga, con cui secondo me Maffeo può fare assolutamente bene. Ripeto, la formula del prestito è un'operazione che ci può assolutamente stare, quindi la reputo per uno Stoccarda che alla fine non ha mai giocato, quindi comunque negli ultimi anni non ha mai giocato ormai dello Stoccarda, alla fine ci sta, cede un esubero, mentre comunque è un rinforzo secondo me importante per per il Mallorca. Per quanto riguarda invece un'altra notizia sempre in Liga, si parla di Carlos Bacca, attaccante che ha fatto la storia della Spagna, con tantissimi gol, con la maglia del Villarreal, con la maglia del Siviglia, comunque in Europa League, che rescinde con il Villarreal prematuratamente. Attaccante classe 6 che aveva un altro anno di contratto con il sottomarino giallo, decide però comunque di rescindere il contratto, quindi attualmente svincolato e quindi ha la possibilità di accasarsi in qualsiasi altra piazza. Tra l'altro ha giocato anche in Italia con il Milan, dove non fece neanche così tanto schifo, però comunque alla fine sembra un attaccante di un bomber, è un bomber, la prima punta comunque che segna tantissimo, e vedremo se qualcuno vorrà comunque puntarci ancora. A questo punto parliamo però di Javi Martinez, che dopo aver lasciato il Bayern Monaco da svincolato si aggrega ufficialmente, ed era comunque già nell'area da tantissimo tempo, da tantissime settimane, Sevega al Qatar SC, squadra comunque militante nel campionato qatariota, credo si dica, centrocampista comunque classe 88, ex Bayern Monaco, un giocatore che quindi decide alla tenera età di 33 anni di andare a prendere i soldi in Qatar per un anno, perché ha firmato un annuale comunque con il Qatar SC, quindi probabilmente se ne andrà via dopo. Vediamo un po', comunque alla fine lui ha deciso di fare questa scelta di vita, che comunque ci può stare, cercare magari di puntare ad andare a prendere i soldi invece che rimanere a giocarsi le carte in Europa. Infatti in Serie A comunque c'era la Fiorentina, la Lazio interessate, quindi comunque poteva rimanere in Europa, ma ha voluto scegliere questo e sono comunque decisioni del giocatore. Detto questo però continuiamo parlando di un'ufficialità di un giocatore comunque che ha giocato negli ultimi anni in Europa e anche comunque abbastanza conosciuto, perché Joel Campbell va ufficialmente a Rayados de Monterrey, rimane quindi in Messico. Dopo essere stato quindi la scorsa stagione con la maglia, dopo aver comunque militato nel León, squadra comunque sempre del campionato messicano, l'esterno classe 92 firma un annuale quindi con il Monterrey, i Rayados de Monterrey, squadra comunque di medio-basso livello, ma stiamo parlando di un giocatore comunque ex Arsenal, ex Frosinone, tra l'altro fece una piccola parentesi a Frosinone qualche anno fa, quindi conosce anche l'Europa, per questo comunque ve l'ho voluto citare, comunque un'operazione interessante comunque in ambito messicano. A questo punto però parliamo di un'uscita in casa Mainz e con questo chiudiamo comunque il video, perché Dong Won Ji va ufficialmente all'FC Seoul. Stiamo parlando comunque di un attaccante coreano del sud, e quindi torna comunque nella capitale della Corea del Sud, che è Seoul, con la squadra comunque principe che è l'FC Seoul, attaccante classe 91 che quindi lascia il Mainz, lascia la Bundes dopo diverse esperienze con il Dortmund, quindi esperienze anche importanti comunque in Bundesliga e in Europa, e quindi firma ufficialmente con l'FC Seoul, torna comunque in patria. E quindi comunque operazione sicuramente intrigante, potrà comunque sicuramente esprimere, tornare comunque con grandissime esperienze e fare la differenza in un campionato di basso livello come quello coreano. E quindi vedremo un po' quello che accadrà. A questo punto mi fermo. Ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi.